Signori, benvenuti e bentornati per chi già mi conosce su questo canale. Io sono Riccardo, lo stratega della seduzione, punto di riferimento in Italia per quel che riguarda la seduzione, il conoscere ragazze, approcciare ragazze, uscire dalla friendzone, superare la timidezza, eccetera, dal 2018. Faccio queste premesse perché appunto sono fondamentali. Per chi volesse parlare con me, faccio consulenze ovviamente a pagamento perché sono uno strapagatissimo coach consulente. Chi invece volesse partire con un percorso più, se così vogliamo, leggero, ma che ti porta a conoscere la seduzione dalla A alla Z, ho inaugurato da poco la mia masterclass, ovvero un percorso di 12 ore, un'ora a settimana per 3 mesi, nel quale io passo passo ti prendo con me, ti porto con la manina e ti spiego la seduzione dalla A alla Z. È un percorso generico, nel senso che è teoria applicata. Con te ci sono altre decine di uomini che hanno già scelto di fare questo percorso perché è qualcosa assolutamente di imperdibile e trovi il link qua sotto per contattare la mia assistente e chiedere informazioni. Se invece volessi consulenze personali private con me, quindi vuoi avere il mio focus al 100%, anche per quello, sempre il link in descrizione, puoi chiedere alla mia assistente. Sono entrambi sia i percorsi, gli affiancamenti, la masterclass che faccio ovviamente a pagamento perché, come dico sempre, sono lo strapagatissimo coach, quindi è qualche cosa che ovviamente faccio a pagamento, perciò se sei un ragazzino, un minorenne, lascia pure il canale, iscriviti, perché io non parlo a te, ma mi rivolgo soprattutto a uomini che hanno superato i 30-35 e devono assolutamente cambiare la propria vita perché si stanno accorgendo che stanno invecchiando, come me, anche se ho 34 anni, quindi direi, ah ma sei giovane, comincio a sentire gli annetti, comincio a sentire che non sono più un pupetto. Quindi uomini, ragazzi, signori, che vi sentite, non dico arrivati, però sentite che l'adolescenza è finita, è entrata la vita dura e siete soli, siete tristi, non sapete come conquistare la ragazza dei vostri sogni, ci sono io, punto di riferimento, con questi magnifici video che vi porto tutti i giorni e con la possibilità di contattarmi in descrizione per appunto avere la mia attenzione, ovviamente a pagamento, ci mancherebbe, perché questo è il mio lavoro. Io non ti chiederei mai di lavorare gratis, quindi ecco, rispetta questa cosa. Bene, oggi voglio parlare di una cosa che molti di voi si chiedono, ovvero perché le ragazze non approcciano mai i ragazzi? Questo tema mi ha fatto pensare diverso tempo, per diversi anni. Alla fine ho capito, ho letto spiegazioni del perché anche a livello mentale, ma i motivi sono soprattutto due. Partiamo dal primo, quello più evidente per tutti. Ah, se mi vedi sudato o accaldato, perché c'è un caldo della malora in questo studio, ci sono le luci che ho messo per non essere in ombra che mi stanno scaldando a quanto pare. Se apro la finestra c'è casino, quindi devo trovare un compromesso. Non sono neanche vestito come vorrei, ma ho una magliettina leggera perché appunto sto boccheggiando. Tornando al discorso, il primo motivo, quello più evidente a tutti, qual è? Le ragazze non hanno bisogno di provarci con gli uomini, perché? Perché tutti voi, maledetti, e mi metto dentro anch'io all'epoca, ci provate. Io ci provavo. Basta. Quindi, se una ragazza, immaginate, è sempre una questione di domanda e offerta. Se una ragazza viene approcciata potenzialmente una volta al giorno o in direct su Instagram a decine di messaggi di gente che ci prova, ma perché mai dovrebbe provarci lei? Se uno vi venisse alla porta portandovi una carretta di soldi, chi ve lo farebbe fare di andare al lavoro? Nessuno, immagino, no? Perché? Perché appunto, cavolo, avete un sacco di offerta, perciò la domanda non esiste più, non ve lo chiedo neanche più, l'offerta c'è già. Quindi, le ragazze sono approcciate da tantissimi uomini, sempre, tutti i giorni, le ragazze belle, tantissimo, le ragazze così così, tanto, le ragazze bruttine o comunque che voi direste, ah ma quella lì è brutta, è comunque approcciata. Perché? Perché gli uomini sono disperati. Oggigiorno gli uomini, superati anche i 40, andate a farvi un giretto sotto le foto di una ragazza carina o soprattutto di una ragazza top figure su Instagram. Tempestate di messaggi, di gente che sbrodola carinerie assurde, che dice, che ne so, ah sei bellissima, fantastica, o che lascia i papiri. Disperati, che vorrebbero farsela subito. Quindi già quello, quel segnale di interesse, quel desiderio di averla, alza il suo standard e le fa pensare, ah cavolo, quindi sono desiderata, quindi
Piaccio, bene, bene, sto fermo, non faccio nulla, tanto arrivano gli uomini da me. E non solo tutti gli uomini che voi dite, vabbè, lo fanno solo i disperati, solo quelli che non ce l'hanno, solo quelli brutti. No, la fanno anche quelli belli, la fanno anche quelli che ci provano, anche quelli che potrebbero non farlo. Perché? Perché siamo uomini e abbiamo voglia, no? Di sentire l'odore, di provarci, di fare le altre porcherie. Quindi una donna non approccia perché dovrebbe farlo, ha già gli altri. Approccia o si mette nella condizione di essere approcciata diverso, lo spiegherò in un prossimo video, quando il tipo che a lei interessa non le dà attenzione, o meglio, lei vuole essere la prima ad attirare la sua attenzione, perché quest'uomo, lei penserà, magari ha tante scelte, o perché è carino, o perché è bravo, o perché studia da me, insegna da me, impara dalle mie consulenze, e quindi può avere tante ragazze. E le ragazze, siccome sono molto competitive, se lei è interessata oppure percepisce il valore di quell'uomo, si parla sempre di valore, mi raccomando, non bellezza, la bellezza è una parte del valore, vuole essere la prima a farsi notare, perché vuole essere la prima a farsi scegliere. Quindi si butta, ma in ogni caso, in tutti gli altri casi, non lo fa. Quindi questo è il primo motivo del perché nessuna ragazza ti ha approcciato o approccia in generale, anche i ragazzi belli. Perché? Perché ne hanno tanti. E a un certo punto, pur di fare fatica, si accontentano. Perché dicono, vabbè, magari questo non è proprio il tipo che pensavo, non è proprio il mio punto di riferimento ideale, però non... va bene, mi accontento, sto bene. Ma alla fine anche loro cercano, no? La maggior parte sempre delle donne cercano di accasarsi, l'ho spiegato nella mia masterclass, cercano di trovare l'uomo con cui fermarsi, avere figli e vivere una vita felice e contenta, ecco. Quindi questo è un po' il motivo. Il secondo è il fatto che figlio del primo motivo, ovvero non hanno mai dovuto farlo, quindi non sanno come si fa, non sanno tutta la dietrologia che insegno io, quello che devi pensare e come devi agire, perché c'è sia una parte teorica, sia una parte squisitamente tecnica, sempre teorica, ma che è applicabile nella pratica. Posso fare degli esempi, ma devi essere in field, sul campo per applicare. E loro queste cose non le sanno, perché? Perché loro da bambine, essendo sempre state quelle approcciate, non hanno mai dovuto fare l'azione, no? Cioè esporsi e buttarsi e rischiare, e per loro quindi, a parte il fatto che non lo sanno fare, ma è terribilmente doloroso, perché le poche volte che l'hanno fatto, magari l'hanno fatto col ragazzo fighettino che non le degnava di uno sguardo, sono state rifiutate e si sono sentite malissimo. Hanno detto guai, mai più, non lo farò mai più, lascerò che siano gli altri a farlo. Questa cosa è particolarmente vera perché appunto non sono capaci. Vi ricordate il video in cui ho detto mai ascoltare i consigli delle ragazze? Mi ero dimenticato un punto, che loro non sanno che cazzo stanno dicendo, non sanno come si approccia una donna, perché non l'hanno mai fatto, punto primo, e non sanno, non si conoscono così bene come io conosco le donne dopo i svariati approcci, letture psicologiche e cose che ho fatto. Nemmeno loro si conoscono così bene, quindi non saprebbero mai darti un consiglio. E quindi non sanno nemmeno approcciare un uomo, o meglio, se intendiamo come approccio magari farsi vedere, scollacciarsi, eccetera, quello non è un approccio, quello è mettersi in mostra, spesso lo fanno anche per farsi vedere più fighe delle altre e per farsi guardare dagli uomini, ma è un campo libero, oppure sono alla ricerca, provaci uomo, non è un provarci. Quindi loro non sanno come si fa e non sono abituate al rifiuto, almeno non tanto quanto noi, e quindi a loro, siccome loro vivono anche di apparenza, vogliono essere sempre le più belle, sapete, no, che cercano la migliore foto tra le 1200 che si sono fatte per caricarla su Instagram, non accettano di essere rifiutate, non accettano una conferma negativa, e per non rischiare appunto questo dolore evitano, così evitano anche la sensazione. Purtroppo noi non possiamo fare così, noi dobbiamo approcciare. E quindi noi siamo più abituati, perché l'abbiamo fatto molte volte e abbiamo preso decisamente molti più rifiuti di loro, al rifiuto. Siamo abituati, quindi dopo un po' ci passa. Poi ci sono quelli che proprio non riescono ad approcciare uomini in questo senso, ed è per quello che io insegno loro come approcciare e soprattutto come battere la paura del rifiuto, la paura del giudizio, eccetera, eccetera. Nel caso volessi approfondire, sempre il link in descrizione. E quindi, per questo motivo, non ti aspettare che siano loro ad approcciarti. La cosa migliore, massima che può fare una donna è guardarti, e quello è un via libera, ne riparleremo, per dirti, ehi, ti ho visto, sei interessante, approcciami. Quindi, hai campo libero, vieni, io mi sono messa tutta carina, perché loro si
scollacciano, si truccano, passano mezz'ora per scegliere l'outfit, perché sono a caccia, perché vogliono sentirsi belle e vogliono essere approcciate, perché per loro l'approccio è qualcosa che dà forza, che dà sicurezza, che dà autostima, perché sono scelte da uomini rispetto ad altre donne. Una donna che viene scelta in un gruppo di donne, c'è sempre la ragazza che viene approcciata più spesso perché è quella più figa. E lei gode in questo, anche se si dispiace per le altre, oppure fa finta di essere, di dire no, ma no, cara, sei bella anche tu, è dannatamente invidiosa e vuole essere quella più vista e più approcciata. Ed è per quello che non riesce ad approcciarla quando la approcci, perché lei si sente un po' in difetto, ne ha comunque già tantissimi, e quindi dice no, ma sempre io. È per quello che l'errore di quando approcci un gruppo di ragazze è parlare con la più figa subito, perché fanno tutti così, perché se lo aspettano, perché sono già preparate a fare questo e a rimbalzarti. Vedremo in altri video come risolvere questo sistema, questo problema. Se ti fosse capitato e volessi parlarne per sapere esattamente come agire subito prima che esca il video a riguardo, link in descrizione. Ti ricordo che le consulenze appunto sono a pagamento perché è il mio lavoro. Detto ciò, non ti aspettare che ti approccino. Al massimo, se interessi, se piaci, come ti poni, come ti vesti, come ti atteggi, eccetera, ti danno il via libera, ma dovrai comunque tu partire nell'approcciare loro. Rarissimi casi sono quelli in cui lei si avvicina a te. O al massimo appunto si limita a fare quello, ma devi essere tu quello che poi gestisce la conversazione. La spinge sempre metaforicamente la conversazione dove vuole lui e porta avanti. La ragazza all'inizio recepirà e darà pochino, ma dovrai essere tu capace di farla aprire, eccetera, eccetera. Quindi devi essere tu quello che si prende la briga di partire, parlare, approcciare, eccetera, eccetera. Quindi finisce questo e mi raccomando, non te lo dimenticare, perché se tu aspetti sul divano con l'orologino che arrivi la ragazza a bussarti alla porta, non accadrà. Soprattutto non accadrà, e qua colgo il gancio per fare la chiusa, se non hai le abilità giuste che ti consentono di andare a approcciare ragazze e in qualche modo far sì che nel localino magari ti diano qualche sguardo, eccetera. Vuoi sapere come fare? Entra nella masterclass, link in descrizione, ovviamente a pagamento, ho già spiegato cos'è un percorso di 12 ore nel quale insegno la seduzione dalla A alla Z. Se volessi qualcosa di più specifico, costruito sulla tua persona, sul tuo caso, o avessi una situazione già in atto che vuoi capire come far andare al meglio, sempre link in descrizione, contatta la mia bravissima assistente che ti darà tutte le info, ovviamente i percorsi sono a pagamento. Ci tengo a ripetere queste cose perché spesso le persone arrivano, ah, ma devo pagare? Sì, sai. Lavoro. Bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo importantissimo video che sarà, vedrai.